Benvenuti sul canale amici. Oggi è una pessima giornata, è domenica 27 febbraio, è tornato il maltempo e noi stiamo provando a testare questo poncho della Sarma, il brand di produzione di articoli per l'outdoor e l'ambito militare della Varus Teleca. Allora, parliamo un po' di questo poncho. Si tratta di un capo realizzato in poliamide, una fibra realizzata dalla Dupont, che è la brevettò nel 1930. Il prodotto è un prodotto liquido che poi viene filato. Ha una buona elasticità che gli garantiscono appunto elasticità e resistenza all'abrasione, e una discreta capacità idropellente. Nello specifico questo poncho ha la capacità di resistere a una colonna d'acqua di 5000 mm d'acqua appunto prima di bagnarsi. Il problema del poliamide è che quando poi si bagna impiega parecchio tempo per asciugare, può richiedere parecchio calore corporeo per asciugare e non ha una buona capacità isolante, perché appunto tant'è che viene solitamente usato per l'abbigliamento estivo. Andiamo alle misure. Questo poncho misura come larghezza, quindi l'altezza delle spalle, 145 cm, mentre come lunghezza abbiamo 235 cm. Il peso è di circa 460 grammi e viene consegnato all'interno di una bustina con zip. I colori disponibili sono questo arancione che sto indossando, che mi piace molto perché possiamo considerarlo estremamente utile in caso di emergenza, e nero e verde. Se facciamo un confronto ad esempio col poncho della Helicon, che invece è realizzato in poliestere, un materiale brevettato sempre da Dupont nel 1945 con una migliore idropellenza, tant'è che è la fibra solitamente utilizzata per i pile, quindi capace di allontanare l'acqua, che è però meno resistente. Il poncho dell'Helicon pesa 25 grammi di più, quindi 485 grammi, stessa larghezza 145 grammi, ma una minor lunghezza, infatti solo lungo 210 cm, quindi 25 cm in meno. Il poncho è dotato di anelli metallici sui quattro angoli e a metà di ogni lato, che quindi consentono di utilizzarli per legare dei tiranti, quindi trasformare il poncho in uno shelter. Inoltre sui lati lunghi sono presenti le clip, i bottoni a pressione, che consentono di chiuderlo come l'ho chiuso appunto io, per ripararmi maggiormente dall'aria, dal vento che sta tirando e dalla pioggia. Sulla testa abbiamo un cappuccio con il cordino per renderlo più aderente e quindi chiuderlo maggiormente. Personalmente non amo il poncho come prodotto, come abbigliamento per garantirmi l'impermeabilità, perché trovo che solitamente sotto ci si suda parecchio e poi mi dà fastidio il contatto del telo al di sotto bagnato, umido, comunque reso freddo dalla pioggia contro il corpo. Preferisco nettamente le giacche in Gore-Tex o altri prodotti similari. Inoltre, se si è da soli non è sempre semplice indossarlo. In questo caso io sto usando uno zaino abbastanza grosso, si tratta, ho sulle spalle il Low Alpine Sting senza le tasche laterali, mediamente pieno, il materiale per le riprese e un po' di
anche cordame e teli per eventualmente fare uno shelter per poi poter riprendere più comodamente e con lo zaino in spalle infilarsi il poncho non è stato affatto semplice, ho impiegato parecchio e ci si bagna mentre si tenta di coprirsi. Allo stesso modo, se indossi prima il poncho e poi cerchi di infilarti al di sotto dello zaino, stesso discorso, si infila dappertutto, si alza il poncho e non lo trovo particolarmente pratico. Ciononostante è un articolo che ho sempre nello zaino perché appunto consente in configurazione minimale di realizzare un riparo, un bivacco, che sia dalla pioggia o che sia dal vento, che è sicuramente d'aiuto in determinati contesti escursionistici. Ah, devo dire che onestamente sotto sono abbastanza vestito, però nonostante tiri vento, il vento non sta passando. Sui fianchi chiude abbastanza bene. Ieri sul litorale toscano avevamo una temperatura di 14 gradi e oggi, mentre mi dirigevo qui con la macchina, il termometro sul cruscotto indicava una temperatura di 4 gradi, quindi c'è stato un netto calo e ciò nonostante, un po' vestito sotto, viaggio comunque bene, non ho freddo, mi sta proteggendo bene anche dal vento che probabilmente sentite sul microfono. Ok, abbiamo un attimo messo a terra lo zaino e vediamo con un altro poncho come questo come montare velocemente un piccolo shelter. Questo è il sacchetto all'interno del quale è contenuto il poncho. Lo apriamo per il lato lungo. Abbiamo dei nostri dei Prusik sopra la ridge line. Ci basta un bastoncino.
in maniera estremamente veloce siamo riusciti a creare un piccolo bivacco, un piccolo riparo per proteggerci magari dalla pioggia torrenziale. Quindi ci mostra che il poncho, sebbene io non lo ami come capo d'abbigliamento, può rivelarsi comunque uno strumento estremamente utile. Ok, la pioggia continua a scendere, non sembra voler smettere, e a vedere le previsioni andrà avanti ancora per diversi giorni. Spero comunque mi abbia fornito l'occasione per appunto testare questo poncho e mostrarvelo. Allora, per concludere vediamo i pro e i contro di questo poncho della Valo Seneca, che sono in parte i pro e i contro di tutti i ponchi. Come a me, avere il poncho nello zaino piace perché in caso di necessità consente di realizzare un bivacco tipo questo, una canadese, un qualunque altro tipo di shelter che ti permette di proteggerti dalla pioggia o dal vento. Questo poncho in particolare mi piace per la sua colorazione arancio vivo, quasi fosforescente, che quindi rende facilmente visibile in caso di emergenza. Quello che non mi piace dei poncho è quando li si va ad indossare, perché diventa difficile svolgere qualunque tipo di attività. Adesso, ad esempio, nel montare il rifugio, il poncho che indossavo mi si continuava ad appiccicare, essendo neanche bagnato, ma essendo le mie mani magari leggermente umide, si continuava ad appiccicare le mie mani e quindi si aprivano i bottoni perché si appiccicava le mani, si girava, si storgeva, ed è poco pratico. Nel momento in cui cercavo di fare i nodi, il tessuto mi finiva tra le dita, tra le mani, e mi rendeva difficile ogni operazione. Non mi piace neanche quando devo metterlo con zaini piuttosto grandi, perché se sono da solo è veramente una piccola tribolazione. Come non mi piace neppure camminarci a lungo, perché alla fine poi comunque si crea una sorta di bagna di umidità, di condensa all'interno, che rimane appiccica, che appiccica il poncio addosso e trasmette il senso di freddo. Lo avrò sempre nello zaino perché questo tipo di bivacco, questo tipo di rifugio è un qualcosa secondo me di irrinunciabile a cui si deve sempre pensare quando si cammina. Se questo video vi è piaciuto mettete like, condividetelo, se volete rimanere aggiornati sulla pubblicazione dei prossimi video iscrivetevi al canale, clic sulla campanella. Arrivederci!